Un saluto dall'Associazione Web Cattolici Italiani. Oggi guardiamo in questo tutorial alla figura di Maria e a quella dei giovani. Lo facciamo con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Pace e bene a voi. Maria è una ragazza, come ci insegna il Vangelo, è una vergine, quindi una fanciulla, promessa sposa di un ragazzo, giovane anche lui. Sono due ragazzi che si amano. In questo periodo del fidanzamento, che viene solamente tra i 14 anni, quindi erano molto giovani, noi troviamo questa figura di questa ragazza che ascolta la parola di Dio, questo Dio che entra nella vita di questi due giovani che pensavano probabilmente di fare un matrimonio, una vita normale, e che chiede di cambiare la loro vocazione per accogliere il figlio di Dio. Ed è molto bello vedere come questi due giovani insieme scelgono di dedicare tutta la loro vita a questo figlio, ma anche andando contro quello che erano le leggi del tempo. Nel periodo di fidanzamento non si potevano avere rapporti, quindi non si potevano avere figli. Maria accoglie quel figlio, Giuseppe accoglie quel figlio, ricordando che in quel periodo potevano essere lapidati per aver fatto questo. E allora, la figura di Maria è la figura di una donna insieme al suo ragazzo che accolgono la parola di Dio, sono disponibili a cambiare la loro vita, perché non si fidano solo di loro stessi, si aprono a un Dio che vuole il nostro bene. E allora, come far capire ai giovani di oggi che la figura di Maria non è la figura di una persona, di una dea del passato, ma che continua a essere sempre l'immagine della vera persona, della vera giovane, dei giovani che vogliono donare la propria vita agli altri, sapendo che Dio è con noi. È bello che l'angelo gli dice questo: non temere, Maria, il Signore è con te, perché sei amata da Lui. Fare questa esperienza, e questa esperienza è proprio nell'incontro del tu con Dio che i giovani devono fare, non essere schiavi di tutte le mode, di tutte le chiacchiere che arrivano dai mass media, dai social. E quindi come saperci difendere dai social per essere originali, per essere se stessi, per non essere schiavi? Maria diventa il modello della donna che vuole capire con la sua intelligenza ciò che Dio le propone. E poi si apre per aderire. È una risurrezione. Quando Maria si alza in fretta per andare dalla cugina, si usa proprio il verbo risorgere, perché quando tu scopri che tu vali nel mondo, che sei importante, che hai una missione, tutti abbiamo una missione, allora come giovani ci sentiamo sempre pieni di forza per donarci agli altri. Questo è l'esempio di Maria. È importantissimo considerare Maria nella prospettiva dei giovani. Maria dà la speranza, dà la prospettiva di una possibilità. Siamo in un momento particolare nel quale è importante avere una prospettiva di condivisione, di co-costruzione. Questa prospettiva consente di poter aprire un orizzonte nuovo, un orizzonte che va verso un nuovo umanesimo. Con quelle prospettive di tenerezza, di possibilità, di fecondità, possiamo attraverso la figura di Maria comunicare una fecondità. È possibile arrivare insieme a costruire un futuro migliore. Grazie a Padre Stefano Cecchin e a Paolo Cancelli, rispettivamente Presidente e Direttore dello Sviluppo della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Appuntamento a settimana prossima con un nuovo tutorial di WECA.